La festa del fungo rappresenta non solo la tradizione, ma soprattutto la festa dei serresi e di tutti coloro che hanno il privilegio di venire anche a visitare Serra San Bruno, cioè la banda, San Gerolamo, migliaia e migliaia di persone. Sembra un ferragosto invernale, che le temperature sono abbastanza fresche, abbiamo avuto sabato e domenica sole, quindi è una meraviglia venire qui in questo posto stupendo e accogliente. Diciamo che sembrerebbe quasi un assoverato di montagna, in realtà Serra San Bruno diciamo è 20 minuti dal mare, quindi uno con la trasversale delle serre oggi può veramente godere del mare e anche di queste temperature stupende, perché qua non ci sono zanzare, si sta al fresco, è veramente un posto stupendo. Quando i milanesi vengono in Calabria visitano Tropea e Serra San Bruno, conoscono solo questi posti qua, diciamo, perché la verità è anche i serresi stessi sono riusciti a dar valore alle cose. Un saluto a tutti a GJ da questa Serra San Bruno Festa del Fungo 2024, ancora un altro grandissimo successo. Qualcuno oggi mi ha detto: guardate, abbiamo venduto 700 panini solo oggi, molto di più rispetto all'anno scorso, quindi vedete, più avanti si va con le edizioni più questa festa prende piede. Ringraziamo l'amministrazione, il sindaco Alfredo Barillari, Andrea Jair, che ha avuto lui l'idea tanti anni fa di questa festa da creare, poi la Proloco e tutti quelli che hanno collaborato affinché questo evento diventasse veramente successo, un grande successo. Come mai?